Tredicesima edizione della festa del Grugro, presidente Caiola, anche quest'anno un grandissimo successo. Sì, un grande successo di pubblico, una manifestazione che si svolgerà dal 26 agosto fino al 5 settembre, tutte le sere con ricchi stand gastronomici e intrattenimenti danzanti. Il ricavato della festa, come ogni anno, verrà devoluto in beneficenza. Quest'anno il Grugro la domenica propone delle grandi novità. Esatto, oltre alle specialità di spiedo e lucio in salsa, a mezzogiorno ci sarà il battesimo della sella, che consiste nel far fare un giro sui pony a bambini ma anche adulti. Ci sarà l'equiraduno che verrà diretto dall'agriturismo Le Volpi, e poi avremo anche nella seconda domenica a mezzogiorno la fanfara dei bersaglieri di Palazzolo sull'Oglio, che suoneranno il loro repertorio in onore al 150° dell'Unità d'Italia. Ma una manifestazione così, che coinvolge tantissime persone, deve avere per forza un grande team che organizzi tutto. Esatto, noi siamo, per organizzare questo evento, siamo impegnati nel tempo di tutto l'arco dell'anno e siamo un grande team, siamo circa 100 associati e lavoriamo tutti insieme appassionatamente, e questa è la nostra forza. Ma andiamo in giro a curiosare che cosa propone il Grugro. Deborah è la responsabile del bar, e quanto è difficile gestire appunto questo bar? Allora, è difficile, più che altro ci sono tante cose da fare, dal caffè ai sorbetti, per riempire solo anche i frigoriferi e gestire magari le birre o tutto il resto. Io è 10 anni che faccio questo lavoro, e prima sono stata come ragazza a servire il bar, e adesso comunque gestisco la maggior parte delle cose, anche perché è normale, perché comunque devi stare in tuo reparto e non stare negli altri, e sapere comunque le cose dove vanno, dove collocare le persone, e almeno ci provo. Una grande responsabilità che però si fa con felicità, perché il Grugro in fondo è una grande famiglia. Sì, no, per quello mi piace, mi è sempre piaciuto, anche se è difficile, ti stanchi perché arrivi all'11ª sera che dici basta, però no, ti dà una bella soddisfazione, sì, quello sì. Allora buon lavoro. Grazie. Una caratteristica del Grugro sono appunto le pizze. Signora Monica, ci spiega un po' come si svolge? Beh, allora noi creiamo l'impasto nel primo pomeriggio per poi fare la lievitazione e poi condirle, farle al momento in base alla prenotazione. E comunque è uno dei reparti della nostra festa, dove è una delle feste nell'Alto Mantovano, ci risulti, che comunque fa la pizza. E quanto è difficile tenere testa a tutte queste persone che accalcano perché vogliono la vostra pizza? Oddio, fortunatamente insomma riusciamo a gestire abbastanza bene la cosa, anche se devo dire che le pizze sono numerose, ne facciamo all'incirca sulle 2000 pizze in 11 serate. E ricordiamo che la pizza non è surgelata ed è buonissima, no, perché io l'ho provata. Freschissima, fatta in giornata, al momento. Allora leggera, buon lavoro. Leggera, perciò buonissima. Buon appetito. Grazie. Come potete vedere siamo nel reparto griglie, dove vengono appunto preparate le grigliate. Presidente, che cosa si può dire? Beh, questo è uno dei reparti fondamentali perché copre la maggior parte del nostro menù, della nostra festa. Da qui escono le grigliate miste, pollo, costine, salamelle. Poi ci sono le stesse pietanze servite singolarmente.
e all'interno vengono cotte anche le bistecche di cavallo e poi c'è lo stracotto d'asino. Quindi questo richiede un grande lavoro, infatti il team è molto affiatato e unito. Abbiamo meccanizzato le nostre griglie da qualche anno e funziona molto bene perché questo fa sì che tutti possano lavorare nel migliore dei modi. Abbiamo visto come viene cotta una grigliata. Signora Ernestina, è difficile però impiattare queste delizie? No, assolutamente no. Non ci vuole una gran velocità però. Gran velocità. Allora, buon lavoro. E sapere le porzioni. Ecco, buon lavoro allora. Grazie. Vicino a me c'è Renato che è il tecnico della patatina. Buonasera a tutti. Allora, la patatina al grugro è curata in modo molto molto particolare e delicato. Faccio vedere a tutti che abbiamo le patate femmine e le patate maschio. Vengono mescolate diciamo un terzo e due terzi nella friggitrice, di modo che quando sono nel cestello i maschi rincorrono le femmine, viene fuori una patatina che è la fine del mondo. Poi vengono depositate qua dentro, lì c'è la carta che assorbe tutto l'olio in eccesso, viene messo un pizzico di sale leggerissimo, una mescolatina, servite al cliente. L'anno scorso 11 quintali di patatine, quest'anno penso almeno 20, Franco? Almeno 20. Il nostro trucco è quello lì, mescolare le patatine maschio con le patatine femmina. E anche le friggitrici c'è A e B, e naturalmente dopo tutto non vi posso dire perché sennò dopo ci ruba. C'è il segreto. C'è il segreto. Comunque siamo forti, dai. Gli altri miei colleghi vi hanno spiegato tutto? Le costine, le salamine? Ci hanno spiegato tutte le golosità del grugro e dopo questa poesia andiamo a vedere come viene impiattato la patatina. Ciao! Dopo la poesia di Renato, che ci ha spiegato appunto come viene cotta e preparata la patatina, la signora Raffaella ci spiega invece come viene impiattato il fritto misto. Allora, dopo averlo fritto dove l'avete visto prima, viene portato qui dove poi viene servito. Allora abbiamo il fritto misto e i calamari. Viene asciugato dall'olio in eccesso e poi, diciamo, lo prendo con le mani, la porzione è una manata, due manate, è messa nel piatto, che possiamo farlo vedere, no? Allora, il piatto è così, viene messo uno spicchio di limone e la porzione è proprio la manata. Così, oppure ci sono i calamari, che anche questi, asciugato l'olio in eccesso, viene proprio messa, facciamo anche qua la finto. Così, ecco, questa qui è la porzione che viene data, ecco, poi viene servita a chi la richiede. Un capolavoro, posso? Sì. Posso? Che buono! Complimenti! Qui ci sono le pennette invece, alla grolese, condite. Con tutte condite, buonissime. Peccato che non possiate sentire il profumo, è una meraviglia. Garantito che è straordinario. Ecco, in parte a noi abbiamo la grolese, un tipico sugo. Ecco, qui abbiamo la grolese, con i miei colleghi prepariamo questo magnifico sugo a base di speck, prosciutto cotto, carne macinata, funghi e pomodoro e un pizzichino di basilico. Ecco. Quanto è buono! È straordinario, buonissimo. È straordinario, buonissimo, buonissimo. Provate per credere. Allora proviamo! In parte a me c'è il signor Francesco, uno specialista del luce in salsa e dello stracotto. Ma qual è il suo segreto? Il mio segreto, guardi, se rimane a lei, perché è una ricetta che non posso venderla. Allora non diciamola a nessuno. No, mi dispiace, ma non la diciamo a nessuno, perché io ho partecipato a tante feste come questa, però lo stracotto come qua non si mangia da nessuna parte, glielo garantisco io. Ma è difficile da preparare, almeno questo se lo può dire. Ci vogliono tre giorni per... Allora, il primo giorno si mette in salamoia,
Il secondo giorno si accende alle 7 di mattina, si spegne alle 4 del pomeriggio. Il terzo giorno si finisce. Ci si mette il sale, ci si mette tutti gli ingredienti, quelli che ci vogliono. E sono ingredienti molto molto riservati, che non posso dire. Quindi una grande preparazione, un grande lavoro, però alla fine una grande soddisfazione perché ci sono tavolate e tavolate di gente che mangia e apprezza. Allora, la più bella soddisfazione che viene a me sono loro. Perché quando vengono qua che mi dicono ho mangiato uno stracotto che è buonissimo, è la mia più bella soddisfazione. Complimenti allora. Grazie. Un altro piatto che davvero va di più è il risotto. Signor Mario, come si prepara il risotto? Dunque, noi lo prepariamo con ripieno di maiale e rosmarino, un po' di formaggio con diverse spezie, basta, tutto lì. E tanta passione? Ma passione poca, più volontà che passione. Più volontà che passione. Signora Loredana, invece come viene servito? Viene messo nella scodella, così, così, e poi si rovescia, rimane con lo stampino così. E che profumi! E il basilico. Non è diritto premio, eh? E il giugnare? No, non c'è età, stia calma. Va bene, abbiamo visto. Perché il primo è fortunato, ma lui... Alle nostre spalle la mitica ruota della fortuna. Fabio, ci vuoi spiegare un po' come funziona? Il meccanismo del gioco è molto semplice, si tratta solamente di acquistare un numero con un solo euro per vincere e accaparrarsi l'ambitissimo prosciutto crudo. Più se in seguito seguiti da altri 10 fortunatissimi giri di ruota, con 10 ambitissimi premi consegnati da ognuno del nostro fantastico staff della Ruota della Fortuna. E che premi ci sono, oltre all'ambito prosciutto? Beh, premi alimentari, premi culinari, premi per la casa, premi per i bambini. I bambini scelgono il proprio premio, quindi una felicità per il bambino. Quindi una grande festa anche per quanto riguarda la fortuna. Osservato tutte le prelibatezze che vengono cucinate al Grugro, chiediamo appunto com'è la pizza. Com'è la pizza? La pizza è buonissima, veramente la numero uno. Non batte anche quella dei ristoranti, veramente. Un capolavoro grolese. Sì, grolese, come me, puro sangue. Ormai al Grugro sono anni che alla fine della manifestazione c'è la grande e ambita lotteria. Luciano, quali sono i premi di quest'anno? Ma il primo premio è un buono valore di 800 euro. Dopo c'è TV Color, navigatore satellitare, macchina fotografica e tanti altri premi di valore. Come si sta svolgendo fino adesso? Si sta svolgendo abbastanza bene, perché siamo più di tre quarti. Però... Tutto bene. Ecco, speriamo di vincere qualcosa allora. Ma speriamo, però ricordati che tutti mi chiedono, vogliono i biglietti vincenti, ma se sapessi quali sono li tengo io. Mi sembra anche logico, no? Allora buon lavoro. Grazie, grazie anche a voi. Al Gugro non ci sono solamente specialità mantovane, infatti c'è in parte a me Jessica che è allo stand delle grappe per allietare, diciamo, tutti i palati anche un po' più... digestivo, ecco. Diciamo. Io serviamo qui al Gugro ottime grappe trentine, ci sono quelle tradizionali, dalla secca, morbida, stravecchia, moscato, marzemino, 18 lune, oppure quelle aromatizzate alla frutta, sempre di origine trentina, al limone, al lampone, alla mela verde, alla pera Williams, al mirtillo e vari altri gusti appunto di frutta. Il limoncino, il sambuca, il montenegro, tanto per finire un buon pasto. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Secondo te qual è quella più buona, più sfiziosa? Allora, quella che gran parte delle persone preferiscono è la liquirizia, l'anima nera proprio. Dopo è ovvio che ognuno ha i suoi gusti e la più gettonata, diciamo come sapore, è la mirtillo.
e dopo la mela verde, la pera, le fragoline di bosco, sono esatto, poi è ovvio che ne teniamo tante per accontentare le più tante persone, insomma. Allora cin cin. Cin cin. Si trova nello stand della gelateria, un'agri gelateria, con un gelato un po' particolare. Ci puoi spiegare un po' le caratteristiche? È un gelato che va benissimo per le persone intolleranti al latte, infatti i gusti della frutta sono fatti esclusivamente senza latte, quindi con la maggiore quantità di frutta, e poi per i celiaci, perché non vengono utilizzate delle farine addensanti. E c'è un gusto che è molto particolare e che davvero è vendutissimo e anche molto buono. Sì, il gusto più venduto è ricotta e fichi, a grande richiesta, ma con i fichi caramellati, una base con la ricotta e il fico che ha questo procedimento, che viene caramellato e inserito nella procedura. Ma è difficile fare il gelato? Che magari dicono, ah, andiamo a prendere un gelato che è veloce. La preparazione, l'elaborazione? Beh, non è così facile. Cioè, bisogna stare molto attenti alla pulizia, all'igiene, al gelato, alla conservazione, una continua regolazione della temperatura. Non è poi così facile. Un procedimento lungo che però secondo me dà tante soddisfazioni, perché ti dà il sorriso, perché è davvero buono. Sì, sì, vero. Prego. Giro di questa grande 13ª edizione del Grugro, che ci terrà compagnia fino al 5 settembre tutte le sere, con grandi orchestre e grandi serate. Forza signori, vi ricordiamo che sono aperti tutti gli stand e ora approfittatene, perché questo è il giro speciale ed è il giro verde della ruota della fortuna. Allora Teo, com'è il Grugro? Veramente fantastico, mi sono divertito, ho mangiato tantissimo, guarda quanta roba qua, pizza, polenta con lo stracotto, patatine fritte. È buono? È buono, ci sono anche tante belle ragazze, vedo sempre accompagnato tante bellissime ragazze, simpatiche, guarda, fatti fai un sorriso per la stampa. Ciao! Ciao! Sono tutte... E com'è il Grugro? Bello, si mangia bene? Bello, benissimo, tutto bene, tutto a posto, è buono. L'anno prossimo allora ci veniamo ancora? Certo, già dal primo giorno quando inizia. Ma come si mangia il Grugro? Ma qui si è sempre mangiato divinamente bene. Non so come fanno a fare le salsicce, costine, tutto buono. C'è un tocco segreto, che è la passione che c'hanno qua a Grole. Ma qui si mangia veramente da Dio. Bravi, complimenti. E che vadano sempre avanti, che va bene così. Quindi ci ritroviamo l'anno prossimo per mangiare le salamelle? Di sicuro, senz'altro. Tutte le sere. Andrea Catavolo questa sera allieterà la serata del Grugro. Ugo, dov'è? No, ma non è lui, non è lui. Ma sei fuori, che presenti me con la faccia. No, io sono Andrea Catavolo, lui è Ugo Palmisano. Sei sicuro che sei tu, Andrea? Tu chi sei? Io non sono nessuno. Agnese. Hai visto che occhi ha questa ragazza? Bellissima. Agnese, complimenti alla mamma, complimenti. Vedi gli occhi della ragazza, di Agnese, che sono meravigliosi. Merda, no, per carità. Fa lo spettacolo solo lei questa sera. Allora, vogliamo iniziare l'intervista? Certo, amore. Allora, innanzitutto, com'è che ti sei approcciato al mondo della comicità? Che domande? A fianco, per favore, non dietro, grazie. Ma non lo so, da bambino a casa mia o ti drogavi o iniziavi a far ridere. Io ho iniziato a drogarmi e adesso faccio ridere, invece. Si vede il risultato? Sì, si vede il risultato. No, non lo so, da ragazzino, non lo so, facevo ridere tutti, anche il professore, quindi mi sono, diciamo, buttato sulla comicità. Ma non lo so, ma perché mi fai queste domande difficili? Si capiva che a scuola, per evitare i brutti voti, faceva ridere il professore, sì, giusto? Sì, è vero. E questa sera che cosa ci presenti? Stasera faremo un excursus su quello che è, diciamo, il mondo machiavellistico italiano. Ma che cosa stai dicendo? Non lo so, sto improvvisando di brutto. No, satira, costume, io leggo i giornali e quello che viene esce fuori dalla mia bocca. Commento in maniera simpatica, credo, le notizie che i nostri giornalisti amatissimi scrivono sui giornali. Amatissimi è un po' sarcastico? No, tu sei giornalista, vero? In teoria. No, la tua penna è sicuramente meglio di quella di molti altri. No, mi diverto, meno male che ci sono questi giornalisti, sì. Meno male. Altrimenti e divertiamoci,
allora. Senza lavoro, assolutamente. Va bene. Ringrazio e saluto tutti ascoltatori, no? Telespettatori, televisione. Sono abbinato con la radio, scusate, di Rete Brescia. Un bacio a tutti. E buona visione. Adesso il bacio. Oh. Dopo, la telecamera è spenta. Che miseria. Vai via. Oh mamma mia. Buonasera, sì. Scusa, puoi guardare per favore? È bellissimo, come ti chiami? Ho pagato il denaro. Emanuela. No, scusa, vieni un attimo, fai vedere. Guarda, girati. Fatti occhi, via. Ciao, sei single? No. Sposata? Meglio. Chi è il marito? Fatti un giro, ti stanno buttando le ruote. Ciao, complimenti. Lui è il figlio? Siete al completo. Una famiglia da sfasciare. Allora, buonasera, se volete fate l'applauso. Vi voglio bene, anche voi, il vostro gatto. Io mi sono portato le istruzioni, anzi gli effetti collaterali del Viagra. Mal di testa, cefalea, vampate di calore al volto. Calderoli. Dispepsia, priapismo me l'hanno spiegato Ernesto, il tuo inquilino, il bastone, ti rimane in tensione per 5 ore. Sei sposata, Ornella, con lui? Come si chiama lui? Come? Federico, quanto duri, Fede? Siamo fra amici, dai. Mezz'ora? Compresa la doccia. Perché mezz'ora così vorrei vederlo l'uomo. Ti si sloga l'anca. Metti che duri mezz'ora, 4 ore e mezza, costo, che fai? Che poi non è sensibile, sbatti, non senti niente, pum, non va giù. Ti leghi con lo scotch sulla coscia, lo leghi. Questa sera l'avventura della festa del Grugro. Presidente Caiola, un bilancio di questa festa? Beh, un bilancio molto positivo sia in termini di pubblico che è a corso numeroso e anche per il gruppo in sé, è stata un'esperienza formativa per tutti noi e che sicuramente vorremmo ripetere l'anno prossimo. Quindi un grande successo che naturalmente si ripeterà l'anno prossimo, ma il gruppo Grole non fa solamente la festa del Grugro, avete anche altri progetti molto interessanti. Sì, beh, abbiamo iniziato quest'anno con la Passione di Cristo vivente e pensiamo proprio di riproporla anche l'anno prossimo, visto il successo che ha avuto, perfezionando qualche cosa, ma sicuramente insomma la riproporremo. Il successo del Grugro comunque è dato sia dal grande lavoro che c'è dietro da parte dei volontari, ma anche dalle splendide serate che avete organizzato. Esatto, naturalmente i volontari e il menù che abbiamo proposto hanno fatto, diciamo, il grosso del lavoro, ma è stato molto, diciamo, ha incentivato molto il programma delle serate che abbiamo avuto. Siamo partiti con, diciamo, degli spettacoli interessanti proposti da Roberto Tagliani il primo sabato, abbiamo avuto il lunedì Pietro Galassi e poi abbiamo avuto Radio Studio Più con Andrea Catavolo Show il giovedì, Diego Zamboni il venerdì e poi insomma tante altre orchestre. Questa sera, nella serata conclusiva, abbiamo Nicola Congiu. È stato molto bello anche l'intervento della fanfara dei bersaglieri di Palazzolo sull'Oglio, che è stato la seconda domenica pomeriggio, che ha intrattenuto con dei brani molto emozionanti dedicati al 150esimo dell'Unità d'Italia, diciamo, tutto il pubblico presente. Una grande conclusione con la lotteria. Sì, adesso questa sera alle ore 23 concluderemo con la grande lotteria interna premi, diciamo che di solito si fa al termine della nostra edizione del Grugro, che quest'anno appunto è giunta al suo culmine con la 13ª edizione. Quindi vi aspettiamo numerosi per la prossima edizione a mangiare le tipicità mantovane e ascoltare splendide orchestre e naturalmente a divertirci con tutto il popolo grolese. Senz'altro, io volevo solo aggiungere un forte ringraziamento da parte mia a tutti i miei volontari, a tutti coloro che hanno lavorato in questa 13ª edizione. Un grazie di cuore a tutti.